Niente da fare, il Pisa non riesce a sfatare il tabù Entella, esce sconfitto 2-1 al termine di una partita condotta quasi sempre all'attacco, condotta anche per 1-0 per largo tratto della partita e condizionata da due episodi che andranno rivisti con attenzione alla Moviola: il gol del possibile 2-0 annullato per un fuorigioco apparso dubbio o quantomeno millimetrico e il rigore che ha portato al momentaneo pareggio dell'Entella. Comunque sta di fatto che si interrompe la serie positiva dei nerazzurri, vince l'Entella 2-1, andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti direttamente qui dal comunale di Chiavari. Antonio Caracciolo, il tuo gol sembrava aver spianato la strada al Pisa, invece poi alla fine la vince sempre l'Entella in un modo o nell'altro. Sì, dispiace non aver vinto, forse se non annullavano il gol nostro, che a quello che so era regolare, sicuramente sul 2-0 loro nel momento in cui sono magari avrebbero mollato un po' di più ed è sicuramente la partita sarebbe stata diversa. Purtroppo abbiamo preso gol alla fine del primo tempo sul rigore dubbio e il secondo tempo abbiamo fatto due ripartenze, proprio una dove abbiamo fatto gol e un'altra, beh, alla fine dove magari eravamo un attimo sbilanciati per cercare di recuperare la partita. Sapevamo che era un campo difficile dove si fa fatica a vincere. Dobbiamo cercare di stare concentrati ancora di più, soprattutto nelle ripartenze degli avversari quando giocano così. Quindi dobbiamo cercare di lavorare in settimana e pensare subito alla prossima. Al di là della cabala, di un campo che non ci porta molto bene, c'è da dire che stasera era veramente difficile giocare a calcio con queste condizioni meteo. Non è una scusa, ma sicuramente ha influito. Sì, non deve essere un alibi quello delle condizioni climatiche del campo sintetico dove non siamo abituati. Come ti ho detto, sappiamo delle difficoltà, ma dobbiamo cercare di stare più concentrati e più cattivi in alcuni frangenti. Senti, adesso si interrompe la serie positiva, però si riparte subito, arriva la Reggiana, c'è subito da rimettersi a far punti. Sì, come ho detto, dobbiamo cercare di pensare sempre di partita in partita. Non bisogna abbatterci assolutamente nei momenti magari in cui non si vince, né esaltarci nei momenti in cui si sta facendo bene, quindi dobbiamo cercare di stare uniti e lavorare ancora di più per cercare di vincere subito la prossima in casa. Con Capitan Gucker per analizzare questa sconfitta che brucia, perché onestamente il Pisa avrebbe meritato di portare via qualcosa oggi. Ma sì, penso di sì, basta che guardiamo il primo tempo come siamo partiti, abbiamo trovato subito il gol, poi è un gol, tanto le immagini parlano chiaro, è inutile parlarne qua degli episodi, purtroppo capita spesso contro di noi perché se vai sul 2-0 lì la partita più o meno è finita e te la porti a casa, così cambiano le cose, loro si caricano, abbiamo fatto un po' di fatica nel secondo tempo a giocare come nel primo, però qualche contropiede concesso di troppo, ma le occasioni le abbiamo avute, purtroppo è andata così, bisogna guardare avanti, abbiamo fatto un periodo molto molto bello, capita un passo falso ogni tanto, ma penso la squadra, la reazione, lo spirito c'era. Senti, lo dicevo prima con Antonio, non per accampare scuse, ma il Pisa qua su questo campo non riesce mai ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. Colpa delle condizioni, oggi vabbè c'era anche il meteo che non aiutava. È un campo davvero così difficile? Ma no, è un campo sintetico, è normale che uno non è abituato, ma non sono scuse perché poi il tempo, la pioggia c'era pure per loro, il vento c'era per loro, non ci sono alibi, non ci sono scuse. Io penso che se guardo la partita in Coppa Italia e questa qua in Coppa Italia era un po' colpa nostra che l'abbiamo persa, ma questa qua sicuramente se concedi due contropiedi, concedi due gol e poi dopo un gol regolare annullato, un rigore inventato, bisogna parlare di altro, ma io penso della prestazione di questo spirito, di questo gruppo, è venuto qua con la testa giusta, sapendo che è molto difficile perché è un campo piccolo, ma tutti quelli che vengono qua fanno fatica, ma non è una scusa, bisogna vincere o fare punti anche su questi campi così, e bisogna guardare avanti. Senti, ultima domanda. Ancora ora qualche ora di riposo e poi sotto arriva la Reggiana, poi ci sarà il recupero col Frosinone, parte un nuovo tour de force molto difficile. Sì, ci aspettano in 13 giorni 5 partite. Dobbiamo prepararci, recuperare bene adesso per poi essere pronti, perché poi è normale che la fatica si sente un po' di più sul sintetico il giorno dopo. Però ci abbiamo una settimana e poi dopo ci aspettano tante battaglie. Il campionato è lungo e bisogna correre fino alla fine, ma non è successo nulla. Rode perché rode veramente, ma bisogna guardare avanti sempre.